Nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, che è sotto gli occhi di tutti, il Teatro di Pordenone non si è mai fermato dal punto di vista musicale. È stata anche l'occasione per scoprire quel 90% di letteratura musicale che spesso non viene affrontata, e farlo è stato bello perché mi ha dato, dal punto di vista della progettualità, modo di imbastire due filoni: quello della voce umana come strumento molto espressivo, e quindi ci saranno in particolare tre produzioni con quasi 1000 anni di storia della voce che è fonte di espressione, e questo anniversario al genio di Beethoven, che sarà da celebrare per sempre. Io dico sempre che Beethoven sarà moderno e contemporaneo anche fra 500 anni, ma che in un frangente in cui abbiamo limiti di accesso, proprio anche dal punto di vista di quanti musicisti possiamo ospitare contemporaneamente sul palco, ci darà modo di scoprire un Beethoven spesso poco ascoltato, ma di cui tutti conoscono l'esistenza. Quindi questi due filoni mi hanno permesso di costruire 10 grandi appuntamenti che non faranno assolutamente rimpiangere il fatto che quantità e qualità quest'anno ci abbiano obbligato a rispondere a delle domande ben precise.